Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi con le tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 18, 1 novembre 1925. Ho passato giorni amarissimi, priva del mio Gesù. Il pensiero di non vederlo più martellava il mio povero cuore, come sull'incudine, a ripetuti colpi crudeli di martello. Ah, Gesù, mi hai messo in un inferno vivente. Anzi, le mie pene superano le stesse pene infernali. Ahi, i dannati non ti amano e siccome manca il germe dell'amore fuggono da te, né sospirano il tuo amplesso, le loro pene si rincrudirebbero di più con la tua presenza. Un amore odiato non sopporta la presenza della persona che odia, perciò per loro è più sopportabile la tua privazione, ma per me infelice tutto il contrario. Io ti amo, sento il germe dell'amore fin nelle mie ossa, nei nervi, nel sangue. Ah, non ti ricordi che con l'avere vissuto per ben 40 anni insieme, tu mi riempivi di te le ossa, i nervi, il sangue, tutta me stessa. Io mi sentivo come una veste che ti copriva e ti nascondeva in me. E ora, priva di te, mi sento svuotata di tutto. Sicché le mie ossa gridano, i miei nervi, il mio sangue, gridano che vogliono colui che li riempiva, sicché dentro di me è un grido continuo che mi lacera, mi strazia, che vogliono te che riempivi la mia vita. Vedi dunque quanti strappi crudeli soffre la mia povera esistenza. Ah, nell'inferno non ci sono queste pene atroci,
questi strappi crudeli, questo svuoto di un Dio posseduto e amato. Ah, Gesù, ritorna a chi ti ama, ritorna all'infelice degli infelici, ma resa infelice solo per te, solo per causa tua. Ah, lo posso dire, tu solo mi hai reso infelice, altre infelicità io non conosco. Ora, mentre nuotavo nel mare amaro della privazione del mio Gesù, mi sono messa a considerare le pene del cuore del mio Gesù per farne un confronto con le pene del povero mio cuore. Ma invece di trovare un conforto nelle pene di Gesù, le mie pene di più si rincrudivano, pensando tra me che le mie pene superavano quelle del cuore di Gesù. Perché le pene del cuore di Gesù, per quanto grandi, erano pene dategli dalle creature. E se queste ingrate lo offendono e fuggono da lui, sono sempre creature finite, non l'essere infinito. Invece per me sono pene che mi dà un Dio, non è una creatura che mi fugge, ma è un Dio. L'essere infinito. Gesù non ha altro Dio che lo possa lasciare, ne può averlo, quindi non può soffrire la pena che oltrepassa ogni pena, quella di essere privo di un Dio. Invece la mia pena di essere privo di un Dio è grande, è infinita. Per quanto è grande l'infinito Dio. Ah, il suo cuore trafitto non ha sofferto questa pena. E manca la trafittura della pena della privazione divina al suo cuore trafitto. E poi, per quante pene le creature gli diano, il mio Gesù non perde mai la sua sovranità, il suo dominio, anche su quelli che lo offendono. Né lo impiccioliscono, né lo scoroniscono, nulla perde di quello che è, sempre dominante su tutto, è sempre l'essere eterno, immenso, infinito, amabile, adorabile. Invece io non ho sovranità né dominio, e con l'essere priva di Gesù mi impicciolisco, mi scolorisco, mi sento risolvere nel nulla, divento nauseante ed insopportabile anche a me stessa. Vedi dunque, Gesù, come le mie pene sono più grandi delle tue. Ah, tu sai le pene che ti danno le creature, ma non sai le pene che può dare un Dio. E quanto pesa la tua privazione. La mia povera mente spropositava. Sentivo che non c'è pena che possa stare a confronto della pena della privazione di Gesù. È una pena senza principio e senza fine, incalcolabile ed irrimediabile. Quale è Gesù, tale si rende la pena. Il mio povero cuore era affogato e senza vita, e per non più spropositare mi sono sforzata di non più confrontare le mie pene con quelle di Gesù, ma di passare ad altro. Solo pregavo che mi desse la forza, e siccome la pena della sua privazione era tanto grande e aveva un suono misterioso e divino che non hanno le altre pene, e un peso che supera il peso di tutte le altre pene insieme, che per bontà sua accettasse la mia pena e in vista di questa mi desse la grazia più grande, che tutti conoscessero la sua santissima volontà e col suo suono misterioso e divino risuoni in tutti i cuori e chiamasse tutti a compiere la santissima volontà, schiacciando col suo peso la volontà umana, le passioni, il peccato, affinché Gesù tutti ti conoscano, ti amino e comprendano che significa la perdita di un Dio. Ma chi può dire tutto ciò che pensavo? Sarei troppo lunga. Anzi, avrei voluto passare tutto in silenzio e non affidare alla carta i miei segreti, ma l'ubbidienza si è imposta e ho dovuto dire fiat. Onde mi sentivo sfinita e non ne potevo più, ed il mio dolce Gesù, avendo di me compassione, è uscito da dentro il mio interno tutto affannato, con la bocca tutta piena di sangue, ed era tanto il sangue che gli impediva la parola, ma col suo sguardo mesto mi chiedeva aiuto. Innanzi alle pene di Gesù ho dimenticato le mie, anzi, stando lui, io non avevo più pena e l'ho pregato che soffrissimo insieme. Quindi, dopo aver sofferto un poco insieme, il sangue nella bocca si è arrestato e guardandomi il modo come mi aveva ridotto per la sua privazione, mi stringeva a sé, si stendeva in me per riempirmi di lui e poi mi ha detto: povera figlia, come ti sei ridotta, hai ragione, la pena della privazione di un Dio era più grande.
E siccome grande ci voleva tutta la forza della mia volontà a sostenerti. Ma tu non sai che significa soffrire nella mia volontà. Dovunque c'era la mia volontà, correva la tua pena. In terra, in cielo, nei santi e angeli. Come giungeva ad essi, tutti si mettevano in atto di guardarti e di aiutarti, sicché tutti erano rivolti a te. E se il paradiso fosse capace di pena, avrebbe cambiato in dolore tutte le loro gioie e felicità, ma non essendo capace di pena, tutti imploravano grazie per ricambio di una pena così grande. Quindi le pene dell'anima che vive nella mia volontà sono la croce di tutti, che soddisfano per tutto, e convertono in celeste rugiada il furore della giustizia divina. Perciò fatti coraggio e non voler uscire mai dalla mia volontà. Io sono rimasta confusa, aspettavo da Gesù un rimprovero ai miei propositi, ma nulla. E siamo restati in perfetta pace. Un brano splendido quello che abbiamo appena letto, molto bello, molto profondo, molto importante. Luisa ci ricorda che se fosse dipeso da lei avrebbe passato sotto silenzio queste cose, perché come abbiamo potuto vedere per oltre tre quarti della lunghezza di questo brano, Gesù non parla, parla Luisa, esterna i suoi segreti. Avrebbe voluto passare tutto in silenzio, ma l'obbedienza si è imposta. Quindi significa che le cose che lei ha detto e che ha scritto, queste sue esperienze del tutto personali e peculiari, noi dovevamo venirne a conoscenza. Sono utili alla nostra santificazione. Altrimenti non ci sarebbe stata nessuna obbedienza nello scriverla. Quindi è evidente che meditare su esse, e cercheremo di farlo, è molto importante. Andiamo con ordine. Luisa, come sempre, questo lo sappiamo, sta in pene atroci. Dunque, sappiamo cosa succede, ma non lo possiamo comprendere fino in fondo. Però, torniamo. Pene atroci per la privazione di Gesù. Atroci. E la prima cosa che fa, comincia a paragonare queste pene alle pene dell'inferno. Sono terrificanti le pene dell'inferno, ma non come la pena della privazione di Gesù. Questo è una cosa a cui dobbiamo pensarci bene, perché insomma non rimane sconvolto da questo chi non ha mai approfondito. Ed è da farsi il tema delle pene dell'inferno, che sono qualche cosa di assolutamente orrido, allucinante, terribile, tremendo, dolorosissimo. Ecco. Non c'è niente di peggio dell'inferno che possa essersi, che possa pensarsi o concepirsi. Ma la privazione di Gesù, per chi si rende conto di cosa significa, quindi per chi ne ha fatto come Luisa esperienza, è peggio. Nell'inferno c'è l'odio di Gesù, quindi la privazione di Gesù, per quanto sia fonte di sofferenza, perché la pena principale dell'inferno è la pena del danno, cioè la privazione eterna della visione beatifica. Però, per come stanno messi gli angeli ribelli e dannati, se lo vedessero Gesù, la sofferenza aumenterebbe, perché vedere la persona odiata fa stare male. È un'assurdità inaudita, ma è così. E invece, dice Luisa, per me no. Per me è tutto il contrario. Io ti amo e non vederti mi fa morire e sentire la morte nelle ossa, nei nervi, nel sangue.
un grido continuo che lacera, strazia. Ora, a cos'è paragonabile questo dolore? Questo dolore è paragonabile alle pene che si avvertono in purgatorio, cioè alla pena del danno, che c'è anche in purgatorio, che è la privazione della visione beatifica, ma a differenza dell'inferno, nel purgatorio il dolore principale è questo. Lo capisce solo chi ci passa e lo capiremo, sarebbe meglio di no, però insomma meglio il purgatorio che peggio, insomma, no? Lo capiremo quando ci staremo, quando staremo in purgatorio. Ora, il discorso è molto semplice. Perché gli esseri umani che sono sulla terra vivono senza Gesù, anzi non gliene importa assolutamente nulla, e non si sentono come si sentiva Luisa? Anzi, tutto il contrario. Perché non si rendono conto di quello che perdono? Perché non lo conoscono. È una cosa simile a chi non va a messa la domenica. Andare a messa la domenica è certamente un comandamento, non è un optional. Quindi i battezzati sono tenuti dalla legge di Dio, decodificata dalla Chiesa, ad andare a messa la domenica. Il problema è questo, che se uno ha vissuto un po', ha conosciuto un po', crede un po', vive un po' la messa, non servirebbe nessun comandamento. Come dicevano i martiri dell'Abitino, noi senza messa non possiamo vivere. Durante il lockdown io dicevo, ci sono dei fedeli che soffrono, per molta gente il lockdown non gli ha cambiato niente sotto questo punto di vista, tanto le chiese erano chiuse pure prima, di fatto. Chi ha sofferto tanto durante il lockdown vuol dire che ha cominciato a comprendere la bellezza e la grandezza della Santa Messa, e tanto più ha sofferto quanto più ha interiorizzato questa cosa, tanto meno ha sofferto quanto meno questa cosa l'ha interiorizzata. Quindi cosa significa? Significa che Luisa sta passando le pene del purgatorio sulla terra, che è una cosa atroce, d'accordo? Con una differenza però. La pena del danno che soffrono le anime purganti, come insegna la Chiesa, non ha nessun merito. È solo esercizio di quel desiderio. Attenzione, le anime del purgatorio soffrono la pena del danno perché? Qual è la differenza tra loro e noi? Perché loro nel giudizio particolare non hanno avuto la visione beatifica di Dio, perché se Dio lo si vedesse con la visione beatifica dei beati, immediatamente si godrebbe in maniera perpetua e, come dire, irreversibile, interminabile. Però anche quello che Luisa ha vissuto sulla terra non era la visione beatifica, ma era però la presenza di Gesù. Quindi nel giudizio particolare le anime si rendono perfettamente conto e conoscono Dio per quel tanto che è necessario a farle morire di amore, esattamente come viveva Luisa queste cose qui. Quindi, se qualcuno passerà per il purgatorio e ha conosciuto gli scritti di Luisa, poi capirà, dice, ma ecco perché lei scriveva tutte queste cose, adesso ho capito. Dico, certo che adesso hai capito. Ecco, solo che cosa succede? In purgatorio questa pena, che è molto più grande anche delle tante pene del senso espiatorie dei peccati commessi in terra che le anime purganti generalmente, almeno in certi stati del purgatorio, passano, la principale è sempre la pena del danno, però, perché è un desiderio insaziabile, struggente, che dà un dolore atroce non poter vedere attualmente, possedere attualmente colui che si desidera infinitamente. Ma per le anime purganti quelle pene non sono meritorie, è semplicemente, come dire, purificazione dei peccati commessi, di quanto non hanno desiderato Dio, non hanno voluto Dio, non hanno cercato Dio in questo mondo. Ma per Luisa no, perché se si vivono queste cose sulla terra, le sofferenze che viviamo sulla terra, è come se sono meritorie.
sono meritorie. Non sono solo purificazioni, sono meritorie. Fanno crescere la grazia personale, ottengono grazie immense a tutti, faranno crescere la gloria in paradiso. Allora è evidente, si capisce da questo, dal contesto di questo scritto, soprattutto dalla parte finale, quando poi Gesù interviene, che queste pene erano necessarie anche per l'avvento del regno della divina volontà. Come del resto a un certo punto Luisa comprende e offre queste pene perché tutti conoscessero la sua santissima volontà e che la divina volontà col suo peso schiacciasse tutte quante le passioni, il peccato, tutti conoscessero Dio, tutti lo amassero e comprendano in questo mondo che significa la perdita di un Dio, cosa che quasi nessuno comprende in questo mondo. Allora, numero uno, quindi Luisa ha vissuto la pena più atroce che possa esistere, cioè la pena principale delle anime purganti, e in maniera però meritoria, non solo per sé ma per tutti. E questa pena, attenzione, perché poi quando interviene Gesù, Gesù non smentisce nulla di quello che Luisa ha detto, né che questa è la pena più grande che possa esistere, e nemmeno quell'altra cosa ancora più ardita, che è il secondo punto principale di meditazione. Luisa dice: manco tu, Gesù, hai vissuto questa pena, perché tu, cioè, tu sei Dio, capito? Quindi tu non sei una pura creatura come sono io. Quindi certamente la santissima umanità di nostro Signore Gesù Cristo è un'umanità creata, ma sappiamo dalla fede, dalla teologia, che la santissima umanità di Gesù Cristo non sussiste indipendentemente e separatamente dalla persona divina del Verbo eterno del Padre. C'è l'unione ipostatica. Quindi Gesù è Dio, d'accordo? Anche se dopo l'incarnazione, oltre alla eterna e consostanziale alle altre due persone della Santissima Trinità, natura divina, ha anche una natura umana creata uguale alla nostra. Ma è Dio. E quindi dice, queste pene, tu lo capisci manco tu. Dice, Gesù ha sofferto, ce lo dice, no? In tutti i modi possibili, Gesù è l'amore abbandonato, è la sofferenza stessa di vedersi respinto, abbandonato da una montagna sterminata di creature. Pensiamo alla 19ª ora della Passione, quando Gesù eleva al Padre la preghiera per fermare il corso della divina giustizia, per disarmarla, e a un certo punto dice: ma come faccio io a darmi pace che vedo milioni di anime che si perdono, ma per noi, e tuo Padre lo sai bene, una sola vale come tutte quante messe insieme. Qui ne andiamo a perdere milioni nonostante tutte quante le mie pene, no? Quindi sono sofferenze anche queste, noi le possiamo comprendere perché perfettamente, non le possiamo comprendere perfettamente, perché dovremmo conoscere a fondo l'infinito amore di Dio verso ogni anima, che possiamo in qualche modo rappresentarci, lo ascoltiamo da queste parole di Gesù, ma evidentemente rendersene conto al 100% è un pochino al di là della nostra portata. Però lei dice: io sono abbandonata da te, io sono essere, non sono un poveraccio, io sono un essere creato, sono un essere finito, tu sei stato con me e adesso non ci stai più, non ti sento più, non ti vedo più. E in uno sproposito di amore, evidentemente, no? Questo è uno sproposito d'amore. E lei rimane stupita e dice: mi aspettavo che mi rimproverasse Gesù tutte le cose che ho detto, non mi ha rimproverato di niente. E dice: ah, mi hai resa infelice tu, sono infelice solo per causa tua. Ah sì, lo posso dire, tu solo mi hai reso infelice, altre infelicità io non conosco.
capiamo anche, no, la portata riparatrice, perché Gesù faceva vivere queste cose, no? Cioè, offrire queste pene in unione con la divina volontà, pensiamo che riparazione che vanno ad offrire a Gesù, per quanti non se lo filano proprio a Gesù, d'accordo? Non lo calcolano proprio. C'è una meditazione, insomma, molto bella dei rosari meditati, scritti da alcuni autori, si chiama Mauro, il padre Mauro Giuliani. È una meditazione, credo, del quarto mistero, forse no, del quinto mistero gaudioso, una delle serie di meditazioni, che dice appunto, no, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, il ritrovamento, no? Quindi la Madonna ha vissuto queste cose di Luisa, no? Quando ha smarrito Gesù, immaginiamo come, non lo possiamo immaginare come è stato in quei tre giorni, aver perduto anche lei in una presenza sensibile di Gesù. L'ha vissuta quando Gesù è uscito per la vita pubblica, l'ha vissuta ancora di più il momento dell'ascensione, quindi la Madonna conosce bene questi dolori, no? In quella meditazione l'autore dice: la Madonna ha sofferto questa privazione di Gesù per chi? Per molti che non se lo filano proprio, per molti vale meno, ecco l'espressione che mi sono rimasta impresso, no? Meno di un biglietto di un tram, meno di un ombrello. Senza dubbio. Insomma, pensiamo alle persone che ci stanno intorno e pensiamo, io, se chi ascolta questa catechesi, questa meditazione mattutina, è circondato da persone innamorate di Gesù, sante, sono felice per lui, che Dio lo benedica, insomma. Mi sembra, ecco, di poter, ahimè, constatare che le cose non stanno così, che è vero che per molti Gesù vale meno di un ombrello e di un biglietto del tram, eppure il bene infinito, d'accordo? È colui che ci ha creato, che ci ama infinitamente. Chi ripara per tutta quanta questa cosa qui? Ripara chi, dopo averlo conosciuto, ne viene privato. Per cui anche tutte quante le cose, e questa per Luisa è divina, doveva comprenderlo, è divina volontà, poi lo comprende, Gesù glielo spiega. Quindi noi dobbiamo pensare che anche le stesse esperienze straordinarie avute da Luisa non erano soltanto, certamente anche, no, grazie grandi date a quest'anima che si era tutta quanta data a Dio, piccola anticipazione di paradiso, ma erano anche, come dire, ti faccio conoscere qualche cosa per poi privartene, perché solo se lo conosci soffrirai per esserne priva, e questa sofferenza porterà grazie su tutti e riparerà per tanti peccati. Spero di essere stato chiaro, insomma, no? È così. E Gesù, anche dinanzi all'affermazione, insomma, grande, no? Dice: manco tu hai vissuto una pena così grande come la mia, non dice niente. Sappiamo che il proverbio dice: chi tace acconsente, non la rimprovera. Gli dice: anzi, hai ragione. La pena della privazione di un Dio è la più grande. E siccome è grande, ci vuole tutta la forza della mia volontà a sostenerti, altrimenti sarebbe morta. Dice: ma tu non sai che significa soffrire nella mia volontà? Ecco qua, soffrire nella mia volontà. Questo è quello che ci dobbiamo portare a casa. Il mondo si salva attraverso la croce. È chiaro che chi vuole vivere nella divina volontà, che fa? Ci vive senza croce? Non solo che non ci si può vivere senza croce, ma si dovrà, come dire, comprendere che in base alla portata delle nostre spalle il Signore ci darà delle croci, perché noi possiamo viverle santamente nella divina volontà e ampiamente concorrere con queste nostre sofferenze non solo alla redenzione del mondo, alla conversione delle anime, ma all'avvento stesso del regno del divino sulla terra. Dice Gesù: le pene dell'anima che vive nella mia volontà
sono la croce di tutti, che soddisfano per tutto e convertono in celeste rugiada il furore della giustizia divina. Qualcuno la deve fare questa cosa. A Luisa fu chiesta in questo modo così terrificante, potremmo dire. Ripeto, solo in purgatorio chi ci passerà si potranno comprendere queste pene d'amore. Oppure, beato, se non lo so sentire, chi in questo mondo avrà un'esperienza simile a quella di Luisa, autentica ovviamente, perché insomma di persone che sognano, che si immaginano cose di questo genere fino ad autoconvincersi, purtroppo il mondo ne è pieno, no? Ci sono delle esperienze autentiche, sono sempre state nella storia della Chiesa, di contatto reale con il soprannaturale. Ecco. Solo chi a questo può in qualche modo rappresentarsi quello che Luisa sentiva. Non dimentichiamo anche che, oserei dire, l'intensità dell'amore che Luisa viveva nei suoi contatti con Gesù, a quanto mi è dato di comprendere, questo certamente potrei sbagliarmi, per carità, però a quanto è dato di comprendere, era ancora più intensa, perché nella divina volontà la percezione, l'esperienza dell'amore di Gesù e anche alcune cose, insomma, che sappiamo dagli scritti, la potenza di questo amore ha fatto vivere a Luisa, insomma, sono delle grazie inedite, quindi non così diffuse e conosciute. E quindi certamente questa loro del tutto peculiarità, e quindi fonte evidentemente di enorme gaudio quando la si vive, aumenta le sofferenze di quando poi se ne rimane privi. Ecco, quindi portiamoci a casa il senso di tutto questo, cosa significa soffrire nella divina volontà. E quando il Signore ce lo concede, ecco, libero sfogo certamente al dolore d'amore, ecco, ma nessuna recriminazione, nessuna lamentela, perché la mente illuminata fa comprendere bene che quei dolori, qualunque essi siano, sono sempre carezze della divina volontà o atti della divina volontà che viene a chiederci riparazione, cooperazione alla conversione delle persone, aiuto fattivo e operativo perché presto il regno della divina volontà possa venire sulla terra, perché presto le volontà umane, le passioni, il peccato siano distrutti e tutti conoscano e amino Gesù e si rendano conto di che cosa significa la perdita di un Dio. Bene, Santa Vergine Maria, abbiamo lambito, ecco, toccato anche alcune di queste tue sofferenze d'amore che il Signore non ti ha risparmiato sul pianeta Terra, che sono della stessa specie di quelle vissute da Luisa, appunto la privazione di Gesù, che tu con prontezza e con gioia, anche se
con immenso dolore è offerto al Signore per la nostra salvezza. Aiutaci a imparare a soffrire nella divina volontà e anche a rinsaldare per quanto sta in noi, a crescere, fortificare il nostro legame personale con Gesù, non solo per il piacere che Lui ne ha e certamente per i diletti che dà lo stare con Lui, ma anche perché nel nostro piccolo, quando Lui si nasconderà, insomma, ci lascerà un po' privi della sua percezione sensibile, quindi apparentemente soli, possiamo almeno un pochino soffrire queste sante e benedette pene d'amore, che sono le più santificanti e che riparano tante indifferenze di cui è circondato continuamente, anche, forse soprattutto, oggi, il cuore di Gesù. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.